Sì, Gennaro, adesso rovesciamo il punto di vista perché abbiamo ascoltato te, Luca Raffaelli, che siete adulti, che sono stati bambini, abbiamo sentito le persone che ci hanno chiamato, ora ascolteremo i bambini. Torna dopo la pausa natalizia le parole dei grandi, grandi parole, perché se le parole sono tutte importanti, ci sono parole più alte, più importanti di altre, parole come sogno, come rispetto, appunto come fantasia. Noi qui nel Cuore dei Giorni, lo sapete, vogliamo raccoglierci finalmente insieme, grandi e piccoli, intorno al senso di queste grandi parole. Così, in punta di piedi, con una sola camera, siamo entrati in mezzo a gruppi di bambini di 10 anni e abbiamo chiesto loro di raccontarci queste grandi parole, ogni volta una diversa, assolutamente a sorpresa. E questo ci tengo a sottolinearlo per il nostro pubblico, perché questi bambini non sono assolutamente preparati. Poi domandiamo agli adulti per strada come spiegherebbero quella stessa parola a un bambino. Il risultato tra poco, l'ospite in studio, che tra un secondo vi presento, ha il compito di raccordare il mondo dei grandi e quello dei piccoli. Allora, benvenuta a Silvia Ziche. Grazie. Benvenuta. Dunque, Silvia Ziche, molti di voi la conoscono magari senza neanche saperlo, perché lei è una delle più affermate disegnatrici di fumetti in Italia. Direi che è l'autrice di molte delle più belle, delle più fantasiose, appunto, storie apparse su Topolino negli ultimi 15 anni. Suo è anche un bizzarro personaggio che si chiama Lucrezia, che su Donna Moderna condensa un po' i difetti, le tenerezze della donna contemporanea. Bene, la Disney le ha appena dedicato il primo volume di una serie che si intitola Disney d'autore, quindi un grandissimo onore, e contemporaneamente per l'editore BD è uscito un libro spassosissimo, appunto dedicato a Lucrezia, che si intitola Tutto sotto Sotto controllo, controllo, cioè niente sotto assolutamente controllo. E niente. adesso però insieme con Silvia Ziche vediamo come suona la parola fantasia nella nostra sigletta sulla bocca dei più piccoli tra i piccoli. Fantasia. Vuoi una cosa che non esiste, però ti immagini di averla, anche se non ce l'hai. Per me questa è fantasia. Puoi immaginare molte cose. Samantha gli passò la lunga cordicella e Itamar fece volare l'aquilone che si elevò sempre più in alto, finché uscì dalla cornice del quadro e cominciò a volare attorno alla stanza. Tutti i giocattoli nella stanza e i volti nei quadri guardavano con gli occhi spalancati il meraviglioso aquilone. Allora, fantasia è un sesto senso per i bambini, qualcosa da coltivare e da proteggere per chi, come la nostra ospite Silvia Ziche, ha la fortuna di dar la voce a Paperino e a Topolino. Ma Silvia, sentiamo subito che cosa significa fantasia, prima rapidamente dagli adulti e poi finalmente dai loro, dai nostri bambini di 10 anni. Cos'è la fantasia? Non so, qualcosa di magico in cui credere, qualcosa che da bambino si spera, si ricerca. Volare nel senso di trovarsi poi in un altro mondo, in un'altra realtà. È una facoltà che ci permette di fare molto di più, secondo me. E forse un bambino non ha ancora tutte le capacità per capire effettivamente che cosa sia la fantasia. Fantasia, secondo me, è la tua immaginazione, la puoi modellare a tuo piacere. Tu nella tua testa puoi immaginarti molte cose e le puoi modellare sia belle che brutte, con magari cose magiche che nella realtà non succedono. Anche cose che magari nella realtà possono essere impossibili, nella fantasia non lo sono. Nessuno ti può negare di immaginare cose che non esistono. Secondo me il bello di essere bambina è proprio questo, di avere tanta fantasia dove anche nei momenti più tristi e più dolorosi ti puoi rifugiare e immaginare qualsiasi cosa. Però in questo mondo ci puoi mettere anche persone che tu magari conosci, però che magari vuoi che facciano delle azioni, insomma delle cose che magari... Che magari loro non vorrebbero fare. È
in alcuni momenti appunto può essere uguale a un sogno ad occhi aperti. Fantasia è anche collegata alle cose artistiche, i quadri, i monumenti che vediamo. Ad esempio Van Gogh, per fare tutti quei suoi quadri, ha dovuto metterci tanta fantasia, perché lui non ha disegnato l'albero come ora, con le foglie normali, col tronco. Lui l'ha disegnato con i colori che gli venivano dalla sua mente e dalla sua fantasia. Secondo me la maggior fonte di fantasia sono i libri, perché nei libri tu puoi, per esempio, ci sono dei personaggi e tu li puoi vedere come vuoi tu. Quando io leggo un libro è proprio come se io mi trasferissi in quel momento, in quel racconto, in quella storia. Quindi è anche un modo, i libri, è anche un modo per, non solo di passione, ma anche un modo per liberarci da tutte le emozioni tristi. Secondo me la fantasia è anche collegata alla vita quotidiana, perché grazie alla tua fantasia tu puoi modellare quello che sta intorno a te e ti puoi anche divertire, perché le altre persone non capiscono quello che vedi tu, e il divertimento sta anche in questo. Allora, divertimento, immaginazione, libertà, anche un diritto, una bambina ha detto nessuno ce la può togliere. Silvia Ziche, mamma e sorella di Paperino, Paverina e Topolino, che cos'è per te, che significa fantasia? Allora, intanto la fantasia per me è la mia vita, perché è un mondo parallelo, diciamo, in cui mi rifugio sempre, quasi sempre, poi riesco anche a lavorare da lì, quindi è una cosa assolutamente incredibile, si sta benissimo. Però allora, la fantasia come definizione credo che sia la capacità di vedere quello che non c'è, che non è presente, e anche di farlo vedere agli altri, ed è anche la capacità di vedere quello che ancora non c'è, perché io sono convinta che il mondo come adesso esiste perché un sacco di persone prima di noi hanno fantasticato, hanno visto delle cose e poi sono riuscite a realizzarle. Quindi la fantasia è anche la capacità di vedere il futuro, di vedere qualcosa che si realizzerà più avanti. Quindi direi che è anche un forte motore per la realtà, la fantasia. Infatti vedrai che qualcosa di simile ci danno anche loro. Silvia Ziche è rimasta bambina, questa è anche una chiave, no? Mi ha molto colpito, giorni fa, mentre montavamo alcuni segmenti, no, di questi filmati, il nostro montatore Marcello a un certo punto si è interrotto e ha detto: noi non ci rendiamo conto di quanto i nostri figli di 9, 8, 10 anni hanno voglia di parlare di come sanno farlo, siamo abituati a vederli con occhi diversi. E a un certo punto i bambini hanno voluto raccontarci come fantasticano ogni giorno. Vediamoli. Un bambino aveva il sogno di avere una scala che portasse fino alla luna, così tutti potessero scalare questa scala. Allora io ho modellato questo libro e l'ho fatto diventare che tanti piccoli nanetti che saltellavano da una nuvola all'altra e poi arrivavano con le nuvole fino alla luna. Io a volte sogno di avere un piccolo gnomo come amico e giocarci insieme e fare tutte le cose piccoline, così. Io, per esempio, quando dopo aver visto magari un film che mi è piaciuto molto, comincio di quel film a fare una storia dove magari il protagonista sono io e faccio un'avventura su di me, che faccio un po' tipo le stesse cose che fa di quel film o anche di un libro. Mi immagino di essere io da grande e di essere un personaggio famoso, un cantante famoso, un calciatore famoso, che fa questa vita, e ogni notte emetto sempre un pezzetto di questa vita fantastica. Si può modellare ciò che ci è accaduto, magari che non ci è piaciuto molto, e pensando a che cosa avremmo potuto fare per migliorarlo, che cosa avremmo potuto cambiare, se ci dovesse risuccedere, che cosa facessimo. Quando sono in auto con mio padre, che piove, è buio, non c'è niente da fare, mi immagino che fuori dal finestrino corrano dei pupazzetti animati che combattono dappertutto. Pium, pium, pium. Io alcune volte di giorno
però solo di giorno, di notte mai. Mi immagino di essere su altri pianeti, sulle galassie, però non so perché, ma lo faccio solo di giorno, di notte mai, penso soltanto alla realtà. Quando in classe noi facciamo delle poesie, la maestra ogni volta ci facciamo l'approfondimento e spesso magari io mi immagino, non so, cose che magari, non so, Giulia si immagina in un altro modo e qualcun altro si immagina in un altro modo. Se tu poi sei troppo fantasioso, poi confondi fantasia e realtà. È un po' Silvia Zicche il rischio, cioè, allora, come fantasticava Silvia Zicche alla loro età, a 10 anni, e quanto sono cambiate nel tempo queste fantasticherie? Ma devo dire che è una cosa che anche a qualcuno dei bambini più o meno ha detto quando parlavano di gnomi e cose del genere. A me quando ero bambina piaceva immaginare un mondo di persone molto piccole di cui io potevo avere il controllo in qualche maniera, potevo essere un po' quella che insomma dirigeva la vita di queste persone, che è un delirio di onnipotenza ovviamente, che ho mantenuto da grande, perché in realtà è così che si raccontano le storie. Si immagina un mondo in cui ci sono dei personaggi che sarebbero questi piccoli personaggini che io immaginavo di quando ero bambina, e adesso lo stesso, immagino dei personaggi che fanno delle cose, da cui nascono le storie. Può essere con i personaggi della Disney, che sono come degli attori già molto caratterizzati, certo. Quindi diciamo io posso scrivere delle storie che in qualche maniera devono però tenere conto del carattere dei personaggi, oppure posso partire dalla realtà, quindi con Lucrezia, personaggi un pochino che ci assomigliano di più, sì. Però io te lo devo chiedere, no? Perché tu ci devi raccontare come ha fatto Silvia Zicche a far diventare realtà una fantasia che è il sogno di tantissimi bambini, ma io direi anche di tanti adulti, cioè guadagnarsi da vivere inventando storie di paperi, topi, abitando a Paperopoli, anche di Lucrezia, però insomma come si fa, come hai fatto? Raccontaci allora, un po'. Io me ne sono resa conto dopo che l'avevo realizzato. In realtà si realizza vivendo un po' in un sogno, cioè con una grandissima testardaggine. Io a un certo punto ho capito che quella era la cosa che mi piaceva fare. Quando l'hai capito? Quanti anni avevi? Ero piccola, ero bambina, ho sempre disegnato tantissimo. A un certo punto ho capito che non era solo il disegno che dovevo coltivare, ma anche la storia, quindi avrei dovuto cercare, ecco, la parola che dice bene quello che io volevo fare era raccontare delle storie con le parole e con i disegni. Io l'ho capito questo molto da piccola, però era un po' come quando un bambino dice voglio fare l'astronauta. Ora, o si mette lì con una grande testardaggine e forse riuscirà ad arrivare vicino a fare l'astronauta o addirittura a farlo, ma se poi invece per strada uno dice ma no, ma non ce la faccio, oppure viene iscritto alla generi... perseverato. Io proprio testardissima, ho perseverato, sono andata avanti, volevo fare assolutamente quello, ho rotto le scatole a un sacco di gente, a dei disegnatori, ci ho cercato in tutti i modi di avere dei pareri, dell'aiuto da dei disegnatori che già lavoravano. Ti sei presentata letteralmente con i tuoi disegni in mano, sì, nei film. Sì, ho fatto delle cose incredibili, ma mi sono anche presentata alle redazioni, proprio cercando appuntamenti, presentandomi. I bambini che ascoltate, anche grandi, che avete questo sogno nel cassetto, è così che si fa. Ci vuole una grandissima testardaggine e anche una grandissima autocritica, perché ovviamente prima della testardaggine di andare a presentarsi alle redazioni o insomma cercare di presentare il proprio lavoro, bisogna anche essere sicuri che quello che si è fatto era la cosa migliore che si poteva fare. In assoluto, insomma, in quel momento, per le proprie capacità, bisogna essere convinti, quindi bisogna già avere lavorato molto, avere scartato un sacco di cose. Te la ricordi la prima volta, la prima storia che è passata, i tuoi primi paperi? Te li ricordi? Sì, me li ricordo. Beh, diciamo che allora, adesso mi sembrano delle cose molto ingenue, però allora io mi ero impegnata tantissimo, mi ricordo tantissimo, e voglio dire, c'è anche qualche contrarietà poi nel perseguire il proprio sogno, la propria fantasia, di riuscire a fare della fantasia un lavoro. Bilanciando anche la realtà che si mette in mezzo ogni tanto, tipo certo. Io ho chiesto alla persona che avrebbe dovuto darmi la sceneggiatura della prima storia Topolino, per favore di non darmi una storia
sul calcio perché era una cosa che non amavo non particolarmente e lui è arrivato con una storia che si chiamava Paperino e la calciomania. Quindi ho affrontato anche questa difficoltà. Sì. Beh, anche questo, no? I sogni devono scavalcare gli ostacoli. Sì. Allora, sì. Sì. A me colpiva... Perché è vero forse come dice Luca Raffelli che non è detto che i bambini abbiano più fantasia dei grandi, però è vero, e mi sembrava una costante in tutti gli interventi, che erano affezionatissimi alla loro fantasia. Mi ha colpito in particolare quel ragazzo che alla fine diceva, me lo sono segnato come al solito, se sei troppo fantasioso confondi fantasia e realtà, però aveva uno sguardo sognante e si capiva chiaramente che tifava per la fantasia. Secondo me questa è una lezione importante che ci hanno dato, no? Nel senso proprio di essere orgogliosi, contenti di proteggere un po' la propria fantasia. Assolutamente, la bambina poi di cui tu parli, che si chiama Marianna, un giorno li conosceremo qui in studio, su questo ha anche un'altra lezione tra poco da darci. Allora, man mano che, cioè, mentre noi ci calavamo in questa parola, no? Perché poi come un gioco, no? Ognuno dice una cosa in più sulla parola stessa. A un certo punto siamo andati a urtare contro una questione piuttosto calda per noi adulti, che voi avete già affrontato un po' con Luca Raffaelli, ma loro hanno le idee chiare. Cioè, man mano che passano gli anni, dobbiamo rassegnarci a perdere colpi con la fantasia, così un po' come la memoria, o no? Insomma, la fantasia invecchia? Sentiamo. Per me la fantasia invecchia perché quando tu sei bambino puoi immaginarti un mondo con, come dicevano loro, gnomi, fate e alberi parlanti. Invece quando tu sei adulto ti immagini non queste cose che sono, diciamo, più da fiaba, ti immagini cose più complesse, secondo me, più, anche se non l'ho mai provato perché ho solo 10 anni, quindi... Secondo me la fantasia invece non invecchia mai, perché magari anche quando ti cominci a diventare un po' più grande puoi immaginarti altre cose, che cosa avresti potuto fare nella vita già passata, se ti è piaciuta, se no. La fantasia praticamente gira intorno a quello che noi vediamo, quindi quando noi siamo bambini vediamo certe cose, tipo leggiamo certi libri, vediamo certi film che ci fanno fantasticare su certe cose. Invece quando noi diventeremo adulti vedremo altre cose, sentiremo altre cose e quindi secondo me fantasticheremo sempre, però in modo diverso. Ora io non lo so se da grande ancora avremo la fantasia così, però io spero di sì perché è una cosa su cui posso contare. Dipende, intanto... Tu che tipo sei? Perché se sei... Perché può essere o che magari quando diventi grande ti sparisce, cioè non ti piace usarla, allora non la usi più, e allora in questo caso invecchia. La fantasia non invecchia mai, perché uno si può portare magari il paesaggio inventato nella tasca e anche da grande pensa a questa cosa come un divertimento, come un passatempo, e anche nel lavoro, quando è stanco, non ce la fa più, può essere un incoraggiamento per dirgli vai avanti, perché nella fantasia non ti manca di tutto e puoi continuare. Gli adulti, quando da ragazzi cominciano ad essere un po' più grandi, perdono comunque un po' di fantasia perché comunque pensano alla loro vita, a quello che sarà, però poi quando fanno un figlio, comunque il figlio li riporta indietro a usare la fantasia per una cosa che ne so che gli chiede, o per un disegno, o per i compiti. Quando uno diventa grande, secondo loro può anche sparire da altri fatti più complessi, ma secondo me se tu da bambino passi l'infanzia, perché comunque la fantasia è l'elemento dell'infanzia, se tu la passi fantasticando sempre da grande, se hai ancora la speranza di immaginarti di tutto, allora non la potrai mai perdere. Allora, a un certo punto Silvia Ziche, una di questi bambini, Adriano, è venuto da me, ha interrotto e ha detto: senti Gabriella, tu sei grande, ce lo puoi già dire, invecchia, non invecchia, la perderemo. Allora, non è interessante quello che penso io mi sono presa del tempo pure con loro, ho aspettato la pausa per rispondere, ma invece la domanda la giriamo a te, che inventi Paperopoli.
La fantasia invecchia? Ma io direi assolutamente no, però ci vuole un po' di partecipazione, va coltivata, è un po' anche come disegnare, quando dei ragazzini o dei bambini mi chiedono ma come faccio a diventare un disegnatore da grande, la cosa che io dico è non smettere mai di disegnare, non pensare che poi da grande potrai ricominciare e imparare di nuovo, no, adesso lo sai fare, non smettere, e con la fantasia è lo stesso, non smettere mai di fantasticare, e la fantasia rimarrà, cioè rimane, è una cosa tua, basta non chiuderla in uno sgabuzzino perché da lì poi non la si ritrova più, insomma. Senti, allora, una cosa che volevo spiegare anche per il nostro pubblico, perché non è così scontata, no? Molte persone pensano, no? I topolini sono tutti uguali da un paese all'altro, in realtà ogni paese ha una sua versione in qualche modo adattata alla natura, al carattere, no? di quel luogo, e un piccolo gruppo di privilegiati autori che scrivono per la Disney. Allora, come si fa? No, io ieri con mia figlia leggevo Paperina di Rivondosa, potete capire da dove arriva la parodia, no? E l'abbiamo letta per 2 ore, mi divertivo, ridevo io, rideva lei. Come si fa a creare una papera, come chiamo Paperina, che riesce a parlare simultaneamente a 2 generazioni diverse con questa efficacia? Come fai? Qual è il trucco, il segreto? Altra grande parola. Ecco, non lo so, probabilmente non essendo mai cresciuta e una parte di me essendo rimasta bambina, riesco evidentemente a raccontare delle storie, anzi, allora, credo che il segreto sia quello, raccontare delle storie che piacciono a me. Immagino che il segreto per raccontare una storia avvincente comunque per tutte le età non arrivi dalla tecnica, ma arrivi dal fatto proprio dal cuore, da quello che si sente, dall'aver metabolizzato un sacco di storie che si sono lette, che si sono sentite, e poi soprattutto la prima cosa che l'autore di fumetti nel mio caso deve fare è di divertirsi quando scrive le storie, quando disegna le storie, perché è l'unico modo per far divertire poi anche il lettore. E poi appunto il fatto di riuscire a raggiungere varie generazioni, quello non lo so spiegare in realtà, è un po' come chiedermi da dove arrivano le idee, sono dei bellissimi regali ma non lo so da dove arrivano. Si diceva, no? Il talento è come la luce, va usato, sì, basta, ecco. No? Resta un mistero, però ci hai dato un suggerimento, perché in effetti divertirsi è anche un modo di continuare a sognare mentre si fa un qualsiasi lavoro. Allora, quello delle parole, delle grandi parole, in un certo senso è un gioco, no? Però è un gioco serissimo, i bambini lo hanno capito, perché l'hanno colto proprio come l'occasione per far sentire la loro voce. A un certo punto, allora, io sono arrivata e gli ho detto, scegliete la realtà o la fantasia? E la risposta non è per niente scontata, non lo è stato. Realtà o fantasia? Direi 10 alla fantasia. Però certo, per un bambino piace più la fantasia. Però sono più importanti tutte e due, perché bisogna bilanciare la fantasia con la realtà. Da una parte sono anche collegate, perché se tu non hai una propria realtà, non puoi, cioè, se tu non hai una vita normale, cioè la fantasia si prende anche dalle cose normali. Se noi ci immergiamo troppo nella fantasia, poi magari siamo delusi da qualcosa che è reale, così, anche se pure io, come hanno detto loro, preferirei la fantasia. Quando esageri con troppa fantasia, non devi troppo esagerare, perché sennò pensi che tutto sia fantasia e ci rimani male anche tu. Se non ci fosse la realtà, la fantasia non potrebbe... non avrebbe una fonte. Non solo la realtà è un po' la fonte della fantasia, ma anche la fantasia è un po' la fonte della realtà, perché la realtà ti insegna cose nuove e quindi con queste cose nuove puoi modellare ancora di più la fantasia, ma la fantasia ti dà la gioia di vivere e di andare avanti. Un bambino si può immaginare qualunque cosa, anche un mondo che non esiste, qualunque cosa può immaginarsi. E quindi secondo me è più importante la fantasia. Io vedo fantasia e realtà come se fossero una piscina, un lago, un mare, che sott'acqua è la fantasia e fuori dall'acqua è la realtà, e tu devi riuscire a stare immerso a metà, perché se rischi di, perché se ti immergi troppo nella fantasia, poi magari l'acqua rischia di chiuderti dentro, diciamo.
e quindi di non farti più tornare alla realtà. La fantasia, come hanno detto tutti, è un po' più importante e secondo me c'è anche una ragione, perché se uno sta sempre nel mondo della realtà, come ha detto Marianna con il paragone del mare, uno rischia di rimanersi sotto con la fantasia, ma rischia anche, cioè, di... Se poi ti credi troppo alla realtà, non hai più fantasia perché stai solo nella realtà e dopo un po' ti passa l'immaginazione. Allora, in molti momenti questi bambini, mentre giravamo, ci hanno lasciato a bocca aperta. Io ci tengo veramente sempre a sottolineare che sono assolutamente impreparati, vanno a ruota libera. Allora, realtà o fantasia, Silvia Zeche? Allora, la realtà, perché è la chiave che mi fa entrare nella fantasia. Qualsiasi cosa mi succede durante il giorno, in qualche maniera mi dà il modo di entrare nel mio mondo parallelo, di portarci delle cose che poi mi serviranno a inventare delle storie, a fare delle cose che per me sono comunque la realtà, perché la fantasia per me è il mio lavoro reale. E poi comunque la fantasia, perché comunque, come dicevo anche prima, è quello che ci farà vedere la realtà di domani alla fine. Cioè, magari non a me personalmente, però la fantasia degli scienziati, la fantasia di chi costruisce i palazzi, i ponti, le cose, insomma, comunque ci darà quello che sarà la realtà di domani, perché sono cose che secondo me non sono separabili assolutamente. Allora, abbiamo promesso in conclusione a uno dei bambini che non ha potuto partecipare quel giorno a Fantasia, ma ha partecipato a Sogno, che si è presentato a casa mia e mi ha detto: ci spieghi per favore che differenza c'è tra sogno e fantasia? È altra domanda che mi ha lasciato senza armi e io te la giro perché è una promessa che andava mantenuta. Ok, allora, secondo me il sogno è una cosa ingovernabile, ingestibile. Se una ragazza sogna il principe azzurro, c'è poco da fare, si può anche ripetere tutti i giorni, ma non esiste il principe azzurro, ma continuerà a sognarlo, è un'esigenza troppo, troppo forte, troppo profonda. Mentre la fantasia è una cosa che si può guidare, ci si può entrare, la si può governare, si può modellare, ma l'hanno detto anche i bambini prima comunque. Plasmare, sì. Sì, si può plasmare, cioè la fantasia è una cosa che si può imparare a guidare. Io ci lavoro con la fantasia, io ho imparato in qualche maniera a gestirla, a servirmene per raccontare delle storie. Questo non toglie niente, non diventa una fantasia minore perché è una fantasia guidata. Quindi direi che la differenza tra sogno e fantasia è questa, una cosa assolutamente ingovernabile, l'altra invece è una plancia di comando che si può interagire. Attenzione a Gennaro al sogno, allora, che rompe e non riusciamo a volte a controllare, però ben venga anche il sogno. Grazie a Silvia Zeche, grande creatrice dei fumetti di